11 anni, 8 processi, altrettante assoluzioni. Alla fine il sogno artistico di Antonio Presti si materializza fra l'acqua e le pietre del torrente Romei, tra le colline di Mistretta, sotto gli occhi di centinaia di persone, protagoniste di un rito collettivo. E la chiusura della stanza di Barcadoro dello scultore giapponese Hidetoshi Nagasawa, un'opera consegnata adesso alla terra e alla memoria. Opera non è che è soltanto il senso del vedere, ma anche di sentire. Perché questa opera, io spero che tanta gente che ancora dopo, quando vengono qui a questo posto meraviglioso, che spero che sentono anche questa opera, l'esistenza di questa opera. Il timbro del notaio sul sigillo di Ceralacca. La porta non potrà essere riaperta prima dei prossimi 100 anni. La stanza doveva essere chiusa già nel 1989, ma c'era un'inchiesta giudiziaria in corso, su questa come sulle altre sculture di Fiumara d'Arte ritenute costruzioni abusive. E per la legge, seppellire la Barcadoro avrebbe significato celare il corpo del reato. Se un domani quello Stato al quale io ho donato l'opera intenderà aprirla, questo si potrà fare, naturalmente, che non essendo più testimonianza, ma noi confermiamo la nostra distanza sempre da quella politica che a volte non crea il rapporto di pensiero. La chiusura della stanza di Barcadoro segna anche la chiusura di un ciclo. Fiumara d'Arte cambia casa, lascia la provincia di Messina e si trasferisce alle pendici dell'Etna. Stasera a Catania, domani a Castiglione di Sicilia, la presentazione di altre opere, di altre iniziative, sempre in omaggio all'arte e alla bellezza.